L'articolo 4 della nostra Costituzione recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, un'attività che concorre al progresso della società». Il prossimo 1 maggio, proprio in occasione della festa dei lavoratori, Daniela Mauro, centralinista telefonico non vedente, celebra la sua prima festa, quella di lavoratrice, prendendo servizio presso il comune di Castel Termini. Anche il comune del centro montano dell'Agrigentino, grazie all'interessamento e alla caparbietà di Lillo Cinquemani, presidente provinciale dell'Unione Cechi d'Europa di Agrigento, ha dovuto adempiere all'obbligo di assunzione previsto dalla legge. Da 5 anni il favarese Cinquemani si impegna ininterrottamente per il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. E i risultati ottenuti lo testimoniano. Egli conosce bene questa realtà e lo stato di disagio con cui sono costretti a vivere molti di loro, perché anche lui non vedente. In poche righe, la signora Daniela Mauro, originaria di Palermo, ha voluto ringraziare con una lettera il presidente Cinquemani, conosciuto circa 5 mesi fa. «L'ho conosciuto nel novembre del 2014», scrive, «e da subito mi ha ispirato fiducia, manifestando sincero altruismo e grande tenacia. A causa del menefreghismo e dell'egoismo di altre associazioni», continua, «avevo perso ogni speranza, ma in pochi mesi Lillo è riuscito a cambiare la mia vita. Potrò così contribuire, anche io, al sostentamento della mia famiglia». La signora Daniela era infatti iscritta da diverso tempo nelle graduatorie palermitane, ma venuta a conoscenza dell'operato di Lillo Cinquemani nell'Agrigentino, decise di spostarsi in quelle di Agrigento. In poco tempo ecco arrivare il tanto sperato telegramma. «In pochi mesi», scrive la donna, «Lillo mi ha permesso con la sua perseveranza di occupare dal prossimo 4 maggio un posto di centralinista al comune di Castel Termini. Mi ha dato l'opportunità di vivere una seconda volta. Sono strafelice di averlo incontrato nella mia vita», scrive con tutto il cuore la signora Daniela. Aggiungere altro alla sentita lettera della signora Mauro sarebbe riduttivo. Solo chi conosce personalmente Lillo Cinquemani e l'amore che mette nelle cose che fa può capire il perché del «infinitamente grazie» che la donna ha scritto a fine lettera.